Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video cucito creativo. Ecco come realizzo io un puntaspilli a forma di fiore. In info box troverai il link al blog nel quale ti caricherò il modello cartaceo in formato A4. Fammi sapere nei commenti se proverai a realizzarlo. Prendere un pezzo di stoffa e piegarlo a metà, dritto contro dritto. Fermare il cartamodello con degli spilli e cucire tutto il contorno del cartamodello stesso con l'imbastito. Rimuovere gli spilli. Cucire tutto con la macchina da cucire. Rimuovere i fili in eccesso. Tagliare la stoffa in eccesso lasciando qualche millimetro dalla cucitura. Fare una X al centro della stoffa, solo su uno dei due lati. Tagliare la X in modo da creare un foro. Far uscire la stoffa dal foro in modo che ora sia visibile il dritto della stoffa. Imbottire il puntaspilli dal foro con dell'ovatta o della gomma piuma. Ricordarsi di mettere dei pezzi di filo nell'imbottitura per evitare che gli aghi o gli spilli si ossidino con il tempo. Inserire l'ago con il filo scelto nel foro e farlo uscire dall'altra parte. Inserire l'ago nuovamente nel foro e tirare leggermente in modo che il puntaspilli inizi a prendere la forma del petalo. Ripetere più volte l'operazione. Thank you.
Appena avete ottenuto i 6 petali, inserite il bottone facendo uscire l'ago dall'altra parte del foro in modo da nascondere le cuciture. Riportare il secondo cartamodello sulla stoffa e ritagliarlo. Chiudere leggermente il foro con l'ago e il filo. Tagliare il filo e nasconderlo nel foro in modo da rendere il lavoro più pulito. Con l'ago e un altro filo creare una filza sulla parte retro della stoffa, ritagliata utilizzando il cartamodello in modo da arricciarla. Arricciarla e imbottirla creando una pallina, posizionarla sul fiore e fermare il tutto con ago e filo. Ecco fatto. Spero che questo video possa esserti stato utile. Se ti va, fammi sapere in un commento se hai provato a realizzarlo. Se ti è piaciuto il video, lasciami un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Ci vediamo al prossimo. Ciao!